E sull'onda di quello che esiste nell'origine delle parole, vorrei farvi un piccolo esempio, un piccolo gioco, se volete, traducendo una parola, scusatemi, una frase che adoperiamo davvero molto frequentemente, che è ciao, come stai? Bene, grazie. E tu? Che cosa diciamo in realtà? Ciao, lo sapete, deriva dal Veneto, no? Ciao, schiavo. Quindi fondamentalmente cominciamo a dire io sono qui per esserti utile. Come è nella sua origine quomodo, cioè in quale, sì, in quale modo. Vi ricordate la differenza tra modesto e umile, no? Che cos'è il modo e che cos'è la misura? Il modo è un limite entro cui stare. Dunque, io sono qui per esserti utile. In quale limite stai? Dove hai messo l'ancora per definire chi sei? Bene, scusatemi, stai. Stai, ecco, la radice è sta, che significa proprio essere o rendere fermo, la radice è sanscrita. Dunque, davvero, sono qua per esserti utile. In quale punto hai fissato il tuo essere? E la risposta è, beh, bene deriva da bonus, e a sua volta da duonus, che è anche dvonus, la radice è dve, sempre sanscrita, che significa bellezza, splendore, da cui poi anche divo. E dunque la risposta, se è bene, grazie, è di, come dire, il punto in cui fissarmi l'ho messo nello splendore. Te ne faccio dono, le grazie, oltre al potere trasformativo di questa parola che abbiamo visto sempre nel webinar. No, la base di grazie è charis greco, che è la stessa, che significa proprio dono, ed è anche la base della parola eucaristia, che è il sacramento in cui lo spirito si fa materia e la materia si nutre dello spirito. Quindi, ecco, sì, sono qua per esserti utile. Dove hai deciso di fissare il punto in cui sei fermo? Ho deciso di fissarlo nello splendore. E te ne farei anche dono nelle grazie, no? Quindi ecco, effettivamente in ogni scambio c'è molto, molto, molto di quello che non sappiamo in realtà di noi, e quello che non sappiamo di noi è proprio il desiderio di bellezza, di splendore, di bontà e di essere utile agli altri. Questo è già contenuto nell'etimo delle parole. Messe insieme, direi proprio di tutte le parole. Spero che queste ultime frasi e suggestioni possano, come dire, smuovere, ampliare, illuminare ed essere magari anche oggetto di qualche pensiero nuovo, più o meno meditabondo. Un abbraccio ancora, buona giornata, a presto.